diretto dal campionato mondiale di plogging di Genova, siamo riusciti ad avere con noi, siamo contentissimi, la campionessa dell'anno scorso del campionato mondiale di plogging, Donatella Boglione. Ciao Donatella. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Grazie. Donatella, ciao, ciao. Com'è andata quest'anno? Raccontaci un po' a caldo le emozioni e la fatica anche di questo. Beh, adesso c'è l'adrenalina della fatica, perché è stato faticoso, diciamo che abbiamo fatto anche più, pur essendo al mare abbiamo fatto un bel dislivello. E poi comunque c'è il peso, purtroppo c'è un sacco di roba e questo diciamo che non è bellissimo, perché alla fine noi vorremmo che non ci fosse niente da raccogliere, ma purtroppo c'è tantissima roba anche in un posto dove non ci sono case. Niente, comunque abbiamo finito, è una guerra, ci sono un sacco di concorrenti agguerritissimi, io spero di aver fatto un buon punteggio e niente, e mi porta a casa, ecco, questa palla che tu non hai messo nel tuo, no, diciamo, punteggio gara, come perché, mai? Perché vabbè, la laverò perché adesso è un po' zotta, però perché nella prima edizione del campionato, quella pilota, sì, che si faceva da casa durante il Covid, io ho raccolto degli oggetti che poi sono diventati una storia per bambini, un casco a delle strisce da bicicletta, una maschera del gobbodino Notre Dame, delle palline dell'albero di Natale, e adesso ho trovato un'altra pallina, sempre facendo plogging, a stelle, e aggiungo questa e farò la seconda parte di questa, wow, storia, che è diventata una pièce teatrale di 20 minuti per i bambini che avevo fatto durante il Covid, una pièce teatrale. Poi è diventata anche un libro che per adesso è un sogno nel cassetto e di cui mia figlia ha fatto le illustrazioni, perché, wow, è illustratrice, ed è appunto una favola che però poi alla fine dice che questi oggetti sono stati raccolti perché qualcuno le aveva buttate e io invece li ho riusati con la fantasia per farne una storia. Tutto fantastico, lì. Fantastico, veramente bello, no? Veramente bello. Senti, delle differenze che hai notato rispetto alle edizioni passate, a parte l'enormità di quello che avete trovato, perché ci ha lasciato a bocca aperta. Lo so. Vabbè, sono felicissima che le nazioni siano aumentate, perché vuol dire che le persone nel mondo cominciano a capire, soprattutto i giovani. Io ormai sono una vecchierella, quindi la maggior parte di tanti sono ragazzi, e quindi di conseguenza sono contenta che le nuove generazioni abbiano a cuore la terra e che comunque lo facciamo tutti con uno spirito di felicità e col sorriso. Non c'è nessuno che sbuffa e che dice quando finisce, siamo tutti felici di aver fatto qualcosa di buono, e non importa se le persone intorno ci guardano in modo strano, perché noi alla fine, anche se è una goccia in mezzo al mare, una piccola cosa l'abbiamo fatta. Secondo me, se la facessero tutti, la goccia diventa un oceano. Ma certo, questa goccia iniziale vostra è fenomenale, guarda, veramente tante piccole gocce, come hai detto tu, che diventano un mare, sarebbe un miracolo. Sì. Speriamo che un giorno i campionati mondiali di plogging restino così, a bocca asciuta, cioè che veramente la sfilata sarebbe sia bello. Quasi nulla. A mani sgonfie, tutti perdenti, perché purtroppo il punteggio dei rifiuti è molto basso, noi ce lo auguriamo veramente. Ma sì, poi la festa si fa lo stesso. Esatto. Alla fine sono due giorni belli, si sta insieme, si condivide un ideale e si cerca di fare qualcosa insieme. Io sono grata alle persone che hanno dato vita a questo movimento, perché io l'ho scoperto per caso correndo, ho conosciuto Roberto ed è stata una splendida conoscenza, perché mi ha fatto aprire un mondo a questa, anche se io da bambina, devo dire la verità, quando andavo in montagna mio padre mi diceva sempre: quello che hai nello zaino, quando arrivi in punta al Monviso e mangi, poi raccatti tutto e lo porti giù, ed è sempre stato così. Dobbiamo tornare a quello, anche perché tutto quello che si lascia non si deperisce, non sparisce, non è una cosa che va nel niente, rimane lì. Bene, grazie. Siete un grandissimo esempio, ex campionessa mondiale di plogging. Incrociamo le dita, non è detto. No, non volevo dirlo per non portare sfortuna, incrociamo le dita per questa edizione invece. Grazie a voi. Grazie per essere stata qui. Ciao. Arrivederci. Grazie.